Ieri sera, 16 luglio, a Milano Marittima, nello splendido salotto di Viale Gramsci, si è svolta Art in Fashion, evento organizzato dalla Confartigianato della provincia di Ravenna in collaborazione con Confartigianato Moda Nazionale. Art in Fashion ha mandato in scena un mix di arte e artigianato. La musica di Matthew Lee, uno straordinario pianista e cantante definito il fenomeno italiano del rock and roll, e le creazioni di Cinque Ditte e Emiliano Romagnole, Artico, Ernesto, Le Fate, Pellicceria Magnani, Cateria Lucchi. La musica ha accompagnato le modelle come filo conduttore e parte integrante della sfilata, rappresentando la creatività di trasformare in tessuto in abiti che acquistano la loro sonorità attraverso il movimento del corpo. Presenti anche autorità ed ospiti d'eccezione, come il presidente di Confartigianato Moda Nazionale Fabio Pietrella, di Confartigianato Ravenna Tiziano Samorè e Klaus Davi, opinionista e giornalista. Art in Fashion è un evento per promuovere il Made in Italy. Sì, Art in Fashion è un evento per promuovere il Made in Italy, ma per promuovere anche la tradizione artigianale di capi unici come quelli che verranno presentati in questa collezione qui a Milano Marittima. Abbiamo voluto fare questa iniziativa in collaborazione con la nostra Confederazione Nazionale della Moda, proprio perché riteniamo che vi sia spazio in un luogo speciale per il turismo come Milano Marittima di mandare un messaggio importante, il saper fare artigiano e quindi la creazione di questi capi in un contesto particolare turistico come appunto è Milano Marittima. Ci abbiamo pensato tanto, abbiamo confermato Milano Marittima come tempio indiscusso della mondanità e della moda. Sul nazionale ci crediamo tantissimo. Guardate quanta gente, guardate quante belle persone siamo riusciti a radunare. È stato un lavoro di squadra, è stato un lavoro nazionale, regionale, e quando tutti quanti si mettono insieme e vogliono far sì che un evento sia importante, sicuramente ci si arriva. Speriamo sia una bella serata. Abbiamo chiamato tutti quelli che sono gli attori nazionali più importanti nel nostro settore. Abbiamo anche Klaus Davi oggi che ha chiesto che l'artigianato italiano sia patrimonio dell'umanità. Questa è una cosa molto molto importante, sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali, per cui facciamo squadra, ragazzi, ce la facciamo. Il mercato domestico è molto 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 in ritardo rispetto all'Europa, ci stiamo risvegliando un pochino più tardi. L'export ci supporta e ci mantiene. Vedrete tantissime aziende che sono magari poco conosciute in Italia, ma dei pilastri della moda a livello internazionale. L'export ci salva, l'export, il Made in Italy ha ancora un valore molto importante all'estero. Anche lì, molto fiduciosi, imprenditori con la valigia, io dico, cioè imprenditori che prendono le loro collezioni e le portano nel mondo, ce la possiamo fare, assolutamente. Quindi che messaggio vogliamo lanciare questa sera? Questo, fare un video su quelle persone che sono presenti oggi, che danno il loro sostegno con la loro partecipazione, con il loro lavoro nel quotidiano, per far sì che tutto il Made in Italy possa essere rappresentato sia a livello istituzionale che in manifestazioni di bellezza come quelle di oggi. Corrono 20 anni dalla morte di Gianni Versace, quella era la grande moda italiana. Che voleva dire moda, voleva dire cultura, voleva dire artigianato, voleva dire impresa e dobbiamo tornare lì. Come si può difendere o rilanciare la moda? Chi la deve aiutare, la moda italiana? Tanto largo ai giovani, giovani talenti, quindi la formazione, consentire ai giovani di affermarsi, e lo Stato da questo punto di vista deve fare la sua parte, cioè deve investire sulla formazione e internazionalizzazione delle aziende che vanno aiutate. Noi siamo piccola media impresa, non siamo grande impresa, quindi vanno aiutate. Un consiglio da dare a questi giovani che molto spesso abbandonano anche l'Italia. La moda italiana è affermata in tutto il mondo. Non solo è affermata, ma è apprezzata e è molto considerata. Io non sono contrario ad andare a fare delle esperienze all'estero, a Londra, alla San Martin, eccetera. Però credo che l'Italia sia ancora un paese leader da questo punto di vista. Quindi fiducia e tenacia, bisogna anche reagire ai fallimenti. Un fallimento può aprire anche un portone.